una lista così qui? Eh? Biondarmale? Il famoso mondo. Non lo so, lo so gli altri, ma almeno credo io, eh. Beh, forse è meglio mettere lui al centro. Deborah. Prova. No, perché faccio io. E cerco di introdurre un po' questo nostro dialogo, perché parlandone con il direttore Alessandro Sallusti, che saluto e ringrazio per essere presente qui oggi con noi, e saluto e ringrazio anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia, che ha accettato questo confronto. Allora, ho chiamato per fare il moderatore e poi invece No. Cioè, è stato un qui po' cuore del, scritto sul programma, ma no. L'ultima cosa. Anche perché io come moderatore alla Festa dell'Unità non sono molto credibile. A proposito degli anniversari, beh, mi unisco alla pausa al generale e mi unisco all'applauso, che non è un anniversario, per alcuni dei martiri eroi della giustizia italiana, due in particolare che sono diventati il simbolo, Berlusconi e Falcone e Borsellino. E ho messo insieme Falcone e Borsellino, è venuto fuori, chissà per quale magia è venuto fuori quel nome. E non è riuscito a non nominarlo. Perché devi fare? È venuto qua per ascoltare il direttore Sallusti. No. Cosa chiedo con questo aperto? Ah, non lo so. Davanti alla legge siamo tutti uguali, ma un eletto è un po' più uguale. E la politica deve avere uno scudo superiore a quello che ho io, perché è lì su vostro mandato, non è lì nominata da qualcuno. Vabbè, io su questo non sono d'accordo, l'ho già detto per i motivi che ricordavo prima, perché non penso che ci serva lo scudo. Ci servono amministratori bravi, competenti, seri, eticamente preparati, diciamo, che svolgano bene il loro ruolo. Non c'è bisogno di aver paura della magistratura. La magistratura non ti insegue se fai l'amministratore con la serietà, la capacità, le competenze e anche l'onestà, che è una precondizione per qualunque lavoro, non solo quello dell'eletto. Io sono dell'idea che non esista un sovrano che possa essere scudato. La sovranità è frantumata nel nostro sistema costituzionale, ci sono più centri di sovranità e tutti esercitano il potere sovrano in nome del popolo nelle forme e nei limiti posti dalla Costituzione e dalla legge. Questo mi porta a dire che un'idea dello scudo, addirittura estesa dal parlamentare, come le tradizioni del parlamentarismo sarebbero superate, perché mi pare di capire lo scudo qualunque eletto, quindi non solo il rappresentante parlamentare, ma anche il governatore, ma anche il sindaco, questa estensione dello scudo a me pare contraria a Costituzione.